L'architettura degli interni per me è una sorta di paesaggio interiore ed è, credo, molto complesso e delicato perché include anche le memorie delle persone che ci abitano. L'architettura degli interni è la scenografia del quotidiano, è un unicum in cui arte, architettura e design si fondono per creare quello che è la nostra vita di tutti i giorni. L'architettura degli interni per me è in ultima analisi l'architettura, nel senso diciamo profondo, nel senso anche più arcaico, quindi non la considero una disciplina, la considero qualcosa che sia un po' incrostato, che andrebbe disincrostato. Io credo che la definizione di architettura sia la stessa che abbiamo oggi, così come 10.000 anni fa, e progettare l'interfaccia tra noi e quello che ci circonda, proprio a partire dall'ambiente più intimo, dagli interni. È molto importante tutto quello che in maniera elastica e flessibile si frappone tra il corpo e lo spazio. Quindi questa disciplina è particolarmente significativa perché credo che permetta di articolare in maniera molto fluida quelle che sono le esigenze del momento e che possono cambiare nel tempo. Architettura di interni, per noi questa definizione non ha mai avuto senso. Noi riteniamo che ci sia una cultura del progetto che passa dall'architettura agli interni, al design inteso nel senso più lato. Nel nostro lavoro di architettura degli interni abbiamo molti riferimenti e certamente figure di riferimento. Penso più a lavori in cui c'è una certa disciplina del dettaglio e una chiarezza dei concetti. Franco Albini è certamente un nostro riferimento importante per la sua capacità di sviluppare lavori molto eleganti e allo stesso tempo di essere una persona garbata. E allo stesso tempo, dall'altra parte, ci riferiamo molto a Munari per la sua capacità di giocare e di essere molto ironico nel suo lavoro. Nel mio lavoro mi piace prendere riferimento e spunto da varie cose molto disparate. Sono quelle che mi sono interessate da sempre e fanno parte dei miei interessi personali. Per esempio, l'antichità romana, il mondo classico, rivisto magari anche attraverso Piranesi, quindi col concetto di rovina. Per esempio, anche la mitologia o tutti quei racconti e storie fantastiche che non hanno una rispondenza reale e un riscontro nella realtà di tutti i giorni. I miei riferimenti nell'architettura degli interni cambiano ogni 3-5 anni. Diciamo che c'è un substrato che è quello dell'architettura interna italiana, che mi interessa come fatto mai decorativo, ma sempre diciamo, molto progettuale. E recentemente mi interessano invece degli architetti che arrivano a progettare la scatola fino a diciamo degli arredi fissi molto dettagliati, le scale, i camini, gli zoccolini, delle mensole, in modo che alla fine l'arredo sia quasi un fatto irrilevante. Quindi penso a Mendes da Roche, Artigas, Shinohara o anche un architetto poco noto come Julian Lampens. È difficile citare maestri, insomma, tanti nomi vengono in mente. Forse dovessi scegliere qualcuno, sceglierei Norbert Wiener, che era in realtà un matematico, l'inventore della cibernetica. È proprio in questo rapporto dinamico dell'interazione tra noi come persone e l'ambiente che ci circonda. Potrei selezionare due o tre nomi, in particolare Gio Ponti, Carlo Scarpa e Albini. Questi diciamo che sono i riferimenti centrali che intenzionalmente o inconsciamente vedo riemergere nel mio modo di operare. I riferimenti per noi sono maestri del Novecento, cioè da Alain Gray e Piacherot che hanno questo concetto di traiettoria dello spazio, cioè non è un oggetto ma è un movimento. Nello spazio per noi è un elemento principale. Frank Lloyd Wright e Louis Kahn per il rapporto, la continuità spaziale, la complessità geometrica e spaziale e il rapporto tra spazi serviti, serventi, questi interstizi che diventano pieni, vuoti,
è un altro elemento molto importante della nostra architettura. L'opera di Gio Ponti è centrale a tutta la nostra, il nostro lavoro, osteggiato dalle università italiane. Noi l'abbiamo studiato da prima di essere studenti, cioè volendo fare gli architetti. Gio Ponti per noi è sempre stato un riferimento centrale.